bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Oggi veramente si fa la storia, ragazzi. Si fa la storia per due cose molto importanti, incredibile che succedano tutte e due nello stesso giorno. Oggi questo canale raggiungerà, probabilmente, mi auguro di sì, ne mancano veramente pochi, raggiungeremo i 20.000 iscritti al canale, ragazzi. Manca veramente poco, ne mancano 12 o 13, quindi se di solito vi iscrivete in 30, 40, 50 video, quindi probabilmente oggi faremo la storia di questo canale, raga. Poi avremo modo magari di parlarne, farò uno speciale. Tra l'altro, rimanete sintonizzati perché riesco magari a combinare qualcosa, qualche regalino. Rimanete qua per festeggiare i 20.000 iscritti, faremo un video dedicato, insomma. Poi scoprirete che cosa il mio cervello sta macchinando. L'altra motivazione per cui oggi si fa la storia è perché oggi il Milan passa di proprietà. Notizie in questo momento sono le 13.32, quindi probabilmente da quello che si dice sui media, il Milan dovrebbe passare di proprietà nella giornata di oggi. Vedo che stavano scrivendo che il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare nel giro di poco tempo, di pochi minuti o massimo di qualche ora. Comunque, raga, il video ve lo giro adesso, poi se succederà comunque prendete questa cosa. Noi in questo video inizieremo a parlarne come cosa fatta, ovviamente. Quello che succederà ovviamente tra pochi minuti. Non lo posso sapere, ma vedete qua cosa c'ho qua, ragazzi. Ieri ero a casa Milan e ho fatto due acquisti. Siccome a me piace condividere le cose con i miei fratelli e le mie sorelle, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ma Lollo, ma tu c'hai sempre sulle cose del Milan perché il Milan te le regala. Vero, grazie di cuore al Milan, lavoro per il Milan, quindi grazie di cuore. Ma dall'altra parte queste me le sono comprate. C'è anche lo scontrino a testimoniarlo. Ve lo faccio vedere, perché tutte le volte mi dite: Lollo, quando compri qualcosa di nuovo del Milan faccelo vedere. Allora, mi sono comprato una polo. Guardate che bella polo ufficiale. Tra l'altro vi spoilerò una cosa, ragazzi. Questa polo nera, sapete che è in versione doppia, cioè sia così oppure di questo colore al contrario, quindi tutta così con il logo nero. Questa è quella data alla squadra, invece l'altra che vedete rossa con questi loghi neri è quella che si dà praticamente allo staff. Io, nonostante non sia un giocatore della AC Milan, me la sono comprata come se lo fossi. Poi, da mettere sotto, mi sono comprato questi bellissimi Panta, ragazzi. Sono comprato questi pantaloni bellissimi della Cimila, anche questi qua. Sarà poi la mia divisa ufficiale, che vedrete poi durante tutte le live reaction sui canali ufficiali della Cimila. Dopo avervi raccontato questa mia cosa personale, so che vi piace quando vi racconto queste cose, ragazzi. Partiamo nel discutere, anzi facciamo così, andiamo in sigla, perché oggi ovviamente, come vi dicevo, oltre ad essere giornata epocale perché arriveremo a 20.000 iscritti sul canale, c'è anche la firma appunto sul passaggio di proprietà del Milan da Elliot a Redbird. Quindi, ragazzi, diamo il benvenuto nel mondo AC Milan a Redbird. Ah, tra l'altro, scusate, aperta parentesi, in questo video eviterò di parlare della partita di ieri. Ne ho già parlato abbastanza nel video post partita di ieri. Ho visto che si è creato un alone un po' negativo per quello che è successo della partita di ieri. Quindi, siccome a me gli aloni negativi e le persone negative in generale non mi piacciono, ma attenzione, non lo faccio per non sottolineare, perché so già che poi qualcuno mi dice: Lollo, lo fai perché non vuoi parlare male della partita di ieri. No, raga, per chi mi segue su Instagram l'ho spiegato bene anche questa mattina. Ieri abbiamo giocato male, ieri abbiamo interpretato la partita nel modo sbagliato, ieri tanti giocatori della AC Milan non hanno dato, non hanno dimostrato il loro valore come hanno fatto in altre partite, quindi ieri è stata la tipica partita no. Succede, ragazzi, succede. Però siccome vedo già tanti altri canali che stanno rincarando la dose come se ieri si siano presi 6 gol contro il Monza o contro la Salernitana, ragazzi, ieri abbiamo pareggiato una partita a Sassuolo. Non sono assolutamente contento del risultato di ieri, da qua a farne diventare un dramma ci passa ovviamente tantissima acqua sotto i ponti. Quindi, ragazzi, non è successo niente, ieri sono stati degli errori, Pioli capirà quali sono stati gli errori fatti ieri, ci si prenderanno i loro provvedimenti e ripartiamo subito a pensare a quella che è la prossima partita, perché è una partita leggermente importante, perché ovviamente c'è il derby. Quindi, ragazzi, allora, occhio, adesso vi spiego tutto del passaggio, di passaggio di proprietà, adesso vi spiego tutto.
che tramite l'aiuto della Gazzetta rispondo a delle domande fondamentali sul passaggio di proprietà, ragazzi. Allora, prima di andare avanti, per portare fortuna per l'AC Milan, per ovviamente il derby e dare il benvenuto anche a Redbird, pollice in su a questo video e iscrizione al canale, ragazzi. Ne mancano veramente pochi. Iscrivetevi che arriviamo a 20. Che figata, raga. Ma vi ricordate? Scusate, così un attimino, raga, permettetemi questa cosa. Poi dopo farò un video dedicato per i 20 Milan. 20 Milan? Con forse qualche sorpresa anche per tutti voi. Ma vi ricordate quando io ho aperto sto canale qua? Eravamo a fare le live, eravamo in 20 e mi guardavate in 30 persone. Se ci penso, raga, il mio cervello fa pam. Cioè, una roba nata così dal nulla, semplicemente per condividere dei pensieri con i miei fratelli e le mie sorelle, che adesso ha comunque una rilevanza importante grazie a tutti voi che ogni giorno seguite questo canale. Figata, raga, non so proprio, mi mancano le parole, è difficile farmi mancare le parole, ma in questo momento non trovo le parole corrette. Poi scriverò tutto bene e vi farò un video dedicato per ringraziarvi. Comunque, così a botta, ragazzi, grazie di cuore per il supporto che ogni giorno da anni mi date. Grazie, raga, grazie veramente, mi ripagate di tutti gli sforzi che io faccio da anni. Avrò fatto 1400 video su questo canale, non è un numero a caso, ho fatto più di 1400 video su questo canale, quindi raga, grazie veramente di cuore a tutti. Bene, potete solo ripagarmi mettendo pollice in su e iscrivendovi al canale per questi 20 Milan iscritti. Dai, raga, che manca veramente poco. Partiamo, andiamo in sigla, torniamo dalla sigla, vi racconto che cosa succederà perché stanno arrivando le firme e rispondo a delle domande. 1, 2, 3, sigla! Oh, ma quanto sono fiero di voi! Ah, sono fiero della mia famiglia, raga, sono fiero, bello, bello. Allora, oggi arrivano le firme, come riportato da Repubblica, in queste ore sono finalmente arrivate, loro le danno, la Repubblica la dà come cosa già fatta, ovviamente il comunicato ufficiale in questo momento non è ancora uscito alle 13.38, però danno la cosa fatta, sono finalmente arrivate le firme tra Elliot e Redbird per quanto riguarda il closing della cessione del club, quindi il club diventa di proprietà appunto di Redbird. Il Milan ha una nuova proprietà, Redbird Capital Partner, la società di investimento guidata da Jerry Cardinale, ha acquisito il 99,93% delle azioni detenute da Elliott Advisor UK. Come abbiamo già discusso ieri, ne abbiamo già parlato ieri, adesso poi vi spiego adesso come funziona bene. Mi viene un po' da ridere per due cose, permettetemi di togliere qualche sassolino. Il primo sassolino è riguardo a magari qualche esperto di finanza che nell'ultimo periodo aveva dipinto l'operazione come un'operazione un po' scellerata, sembrava quasi una roba che nessuno capiva com'era fatta. In realtà poi i fatti hanno dimostrato che non solo Jerry Cardinale ha trovato gli investitori per acquistare il Milan, perché qualcuno addirittura ventilava non riuscisse a trovare l'importo corretto, addirittura ha trovato gli investitori, come vi dicevo ieri, che probabilmente di Milan ne potrebbero comprare 3 o 4 se metti tutti insieme i capitali di tutte le persone che hanno acquistato le società che hanno appunto acquistato il Milan. Quindi questo era il primo sassolino, no? Che magari si voleva far passare questa operazione come una roba di low profile, basso profilo, Jerry Cardinale ce la fa, non ce la fa. In realtà Jerry Cardinale ce l'ha fatta, non solo, ha portato il Milan al Milan, ha portato delle figure importantissime a livello globale. Insomma, ieri qualcuno scriveva addirittura il gota della finanza americana viene portato appunto al Milan. Ragazzi, io prima di rispondere alle domande tecniche voglio spiegarvi una cosa. Il Milan è arrivato 3 o 4 anni fa ad avere un dissesto economico che addirittura poteva impedirci l'iscrizione al campionato. La proprietà precedente di Elliott, il Milan passa ad Elliott si trova in mano un Milan con i conti disastrati e con delle prestazioni in campo non assolutamente all'altezza. A me, guardo i fatti concreti, se guardiamo solo i fatti concreti, a me di tutto il resto non me ne frega niente. Facciamo finta che non ce ne frega niente di tutto il resto. Noi che cosa vediamo? Vediamo un Milan che è partito 3 o 4 anni fa da essere completamente disastrato economicamente e prestazioni in campo imbarazzanti, sinceramente, a un Milan oggi che non solo è campione d'Italia, ma i conti a posto e li ha sistemati. Ora,
che magari in questa sessione di mercato si sarebbe potuto fare meglio, probabilmente vincolato anche da questo closing, ragazzi, aprite bene le orecchie, vincolato anche da questo closing, si sarebbe potuto fare magari meglio. Ok, vediamo adesso che cosa farà Jerry Cardinale. Quindi ragazzi, io guardo solo i fatti, perché poi le parole, ragazzi, se le porta via il vento, ma i fatti concreti oggi vi dicono che il Milan è passato dall'essere disastrato economicamente, prestazioni imbarazzanti in campo, ad avere uno dei bilanci migliori della Serie A, se non il bilancio migliore della Serie A, che quest'anno probabilmente, non so se chiuderà in pareggio di bilancio, ma più o meno siamo lì vicini, ad essere campione d'Italia. Quindi tutto il resto, raga, tutto il resto, poi sono tutte parole che arrivano dalle persone che in realtà non contano assolutamente nulla. Il fatto concreto è che siamo campioni d'Italia. Ma Lollo, siete arrivati campioni d'Italia perché c'è stata una congiunzione di astri. Sì, tre anni che siamo primi o secondi in campionato. Tre anni, quella non è congiunzione astrale, quella è capacità, professionalità e competenza da parte di chi dirige il Milan a tutti i livelli, perché sennò lì non ci arrivi. Che poi, ripeto, si sarebbe potuto fare di più. Elliot magari avrebbe potuto investire di più in questo. Tutto quello che volete, raga, quello concordiamo. Ma quelle sono parole. I fatti concreti è che siamo campioni d'Italia. Punto. Rispondiamo adesso alle domande. Mi avvalgo ovviamente della Gazzetta dello Sport per leggervi anche questa cosa. Fatemi aprire bene in grande, perché come sapete, purtroppo il vostro amico Lollo è un ciecato. Allora, devo mettere anche gli occhiali, se no non vedo niente. Allora, come si articola l'operazione Milan? Da un punto di vista finanziario, quale schema segue e perché è così diverso dal classico proprietario all'italiana? L'operazione è complessa perché saranno interessate più società. Il passaggio delle azioni del Milan da Elliot a Red Bird avverrà tramite una catena societaria la cui holding finanziaria di riferimento sarà un vincolo di diritto olandese. Il prezzo complessivo dell'operazione sarà di 1,2 miliardi di euro, ma l'esborso di Red Bird sarà inferiore, giacché Elliot finanzierà l'acquirente con un vendor loan, cioè un debito dell'acquirente nei confronti del venditore, fino a 600 milioni di euro, prevedendo un interesse sui soldi che presta Red Bird i soldi che presta Elliot a Red Bird, con un interesse annuale del 7%. Normalissima operazione vendor loan che viene fatta in tutte le operazioni, diciamo quando si tratta di cifre così grosse, viene sempre fatta, non sempre, tante volte viene fatta questo tipo di operazione. Quali diritti e doveri ha un investitore in un'operazione come questa del Milan? I rapporti finanziari tra acquirente e venditori non sono stati comunicati, ma Elliot uscirà dalla compagine societaria mantenendo però un impegno sulle azioni come garanzia del prestito, appunto il vendor loan che vi dicevo prima, e il diritto a indicare un paio di consiglieri all'interno dell'amministrazione. Quindi Elliot presta i soldi a Red Bird con il vendor loan, ma le dice: io te li presto, però voglio dei consiglieri all'interno dell'amministrazione. Dopo il closing entreranno con quote di minoranza, al momento che sono ancora ignote, anche altri soggetti che Red Bird ha coinvolto intorno all'operazione. Tra questi, i New York Yankees e il fondo di investimento più grande, uno dei fondi di investimento più grandi americani a Los Angeles, il Main Street Advisor, i quali conferiranno a Red Bird la liquidità necessaria per completare l'acquisizione del Milan. Cosa vuol dire? Che quando operazione da un miliardo e cento, quant'è che era? Un miliardo e due divisi in due, 600 glieli presta Elliot e 600, ovviamente essendo un fondo, i fondi lavorano così, Red Bird se li fa dare dagli investitori che vogliono partecipare all'operazione. Quali legami finanziari e commerciali, quali joint venture ci potranno essere tra Milan e Yankees? Gli Yankees sono più di una semplice squadra di baseball, essendosi trasformata nel tempo in una media company. Quando volete sapere che cosa diventerà il Milan sotto Red Bird, guardate che cosa sono oggi gli Yankees, ovviamente con tutte le dovute proporzioni. La società di investimento che fa capo alla franchigia della MLB potrà sfruttare il brand Milan per estendersi nell'ambito calcistico, settore già esplorato con la partnership appunto con i New York City FC, e per allargare il business sempre di più all'estero. In più occorre considerare i legami tra gli Yankees e Jerry Cardinale, che ha già collaborato con il club della Grande Mela quando lavorava
lavorava appunto in Goldman Sachs e che ora potrebbe fungere da testa di ponte per future operazioni tra gli Yankees e l'Europa. Il Milan diventa il vincolo tra le operazioni Yankees con l'Europa. Il Milan, di fatto, per chi non l'avesse ancora capito, diventa la squadra degli Stati Uniti, ok? Per il Financial Times, nell'accordo potrebbe entrare anche la trasmissione delle partite del Milan su un canale. Occhio a quello che vi dicevo ieri. Quanti milioni può portare circa al Milan? Gli Yankees sono proprietari di un canale televisivo che trasmette sia le gare delle squadre di baseball sia quelle dei Brooklyn i Nets, per chi non lo sapesse, di NBA. Se nel bouquet dovessero finire anche le sfide dei rossoneri, il Milan potrebbe beneficiare di tutti i ricavi, sia diretti, quindi ovviamente decine di milioni di euro di entrate annui ovviamente per la trasmissione dei diritti, sia ovviamente indiretti. Indiretti cosa vuol dire? Legate all'esposizione del marchio del diavolo sul mercato a stelle e strisce. Appunto il Milan gioverà di questa operazione che andrebbe a valorizzare il proprio prodotto appunto su questa nuova piattaforma, ma a livello generale andrebbe a valorizzare il brand Milan a livello globale. Ragazzi, come vi dico sempre, io più chiaro di così non potevo essere. Grazie alla Gazzetta ho risposto appunto a queste domande che tutti continuavate a farmi, anche a me direttamente continuavate a farmi. Come posso dire? Sono qua seduto nel mio studio e aspetto i fatti. Le premesse per far sì che il Milan diventi, a parte che siamo già a livello societario e a livello strutturale finanziario in questo momento, siamo già anni luce avanti a tutti gli altri. Con questa nuova visione di Red Bird, il Milan accende la miccia e finisce sparato nel futuro. Avanti a tutti gli altri, rimane solo un tassello, ragazzi. Il tassello è lo stadio. Spero che chi di dovere prenderà la decisione, che sia Sesto o che sia Milano, chi di dovere prenderà la decisione, ovviamente noi non sappiamo, magari, lo so, magari Jerry Cardinale ha già deciso di fare lo stadio a Sesto, ma ovviamente non essendo ancora in questo momento alle 13.48 proprietario del Milan, noi non lo sappiamo. Magari tra un'ora esce il comunicato e Cardinale dice: abbiamo scelto, lo stadio lo facciamo a Sesto. Io ovviamente non lo posso sapere, ragazzi. Quello che so è che il Milan ha acceso la miccia e vola spedito e sparato verso il futuro. Fiducia, coraggio e la cosa più importante è sempre la stessa: forza Milan, ciao Cashavit e vada via il Q l'Inter. Ciao raga, ciao a tutti, ciao! Yeah, tu sabes.